Buongiorno a tutti, eccoci al terzo appuntamento della Pre-Summer School 2020. Abbiamo con noi oggi il professor Pier Cesare Rivoltella, che è docente di didattica e tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento presso l'Università Cattolica di Milano, direttore del CREMIT, Centro di Ricerca sull'Educazione ai Media, all'Innovazione e alla Tecnologia, e da poche settimane mi risulta anche presidente della SIREM, Società Italiana di Ricerca sull'Educazione Mediale. Grazie professore di aver accettato il nostro invito. Con il suo contributo, che segue quelli di Zagrebelsky e Floridi, la nostra riflessione compie un ulteriore passo avanti, entrando direttamente all'interno del mondo scuola. Ecco subito la prima domanda. Professore, l'emergenza Covid ha costretto gli insegnanti a fare ricorso alla DAD, didattica a distanza, modalità didattica che ha evidenziato nei lunghi mesi di chiusura delle scuole sia ottime potenzialità che evidenti criticità, con significative differenze tra la scuola del primo ciclo e quella del secondo ciclo. Per fare due esempi, nella scuola di base, uno dei maggiori problemi è stato quello dell'interazione degli insegnanti con i bambini o i ragazzi, dovuta anche alla carenza di dispositivi o alle difficoltà di connessione. Mentre nella scuola superiore è accaduto che non pochi docenti abbiano incontrato difficoltà per mancanza di abitudine a intraprendere pratiche didattiche partecipative che sono assolutamente necessarie per rendere efficace la formazione a distanza. Questa è la lunga premessa. La domanda vera e propria è: ad anno scolastico terminato, qual è il suo giudizio in merito all'impatto della DAD sul nostro sistema di istruzione? È cresciuta nei docenti la consapevolezza della necessità di rinnovare le didattiche tradizionali o invece ha prevalso la tendenza a usare le stesse didattiche con strumenti diversi? E quali restano, a suo giudizio, i principali nodi problematici evidenziati dalla pratica della DAD? Grazie, provo ad avviare una risposta a questa domanda molto articolata. Allora, diciamo subito che secondo me la crisi ha portato una consapevolezza forzata nel corpo docenti. Consapevolezza forzata vuol dire porre di fronte ad un orizzonte non ineludibile, non aggirabile. E la consapevolezza forzata è tipica dell'emergenza e quindi, come dire, ha modi, ritmi, forme che sono diversi da quelli che tradizionalmente l'innovazione nella scuola dovrebbe avere. Il percorso dell'innovazione nella scuola è un percorso graduale, dovrebbe essere un percorso graduale, che preveda degli avamposti, che preveda degli spazi di sperimentazione pionieristica, a partire da questi spazi di sperimentazione, attraverso il monitoraggio, la messa a fuoco di punti forti e di punti deboli, la possibilità di ottimizzare i punti forti, arrivando piano piano ad una messa a sistema dell'innovazione stessa. Tutto questo che nella scuola italiana con grande fatica si sta provando a fare almeno dalla metà degli anni Ottanta in materia di tecnologie digitali. Ecco, tutto questo, che ad essere sinceri, dall'85 ad oggi dei grandissimi risultati non li aveva prodotti, l'emergenza lo ha accelerato proprio attraverso le forme della consapevolezza forzata. E proprio perché la consapevolezza forzata nasce a ridosso degli eventi e non prevede spazi di costruzione dell'abitudine, è inevitabile che il risultato sia stato una geografia a macchia di leopardo. E quindi, senza generalizzare, occorre dire che nella scuola italiana ci sono state delle isole di eccellenza. Mi permetto di dire che queste isole di eccellenza sono coincise con quelle scuole che
che già si erano precocemente attrezzate in materia di digitale. Lì dove c'era cultura del digitale si sono poi verificate le eccellenze. Evidentemente a fronte di queste eccellenze ci sono state delle zone in cui non si è trovato null'altro di meglio da fare che, come dico di solito io, che remotizzare la didattica presenziale. Quindi la rappresentazione, la concettualizzazione della distanza come un portare in remoto le stesse modalità operative. La lezione frontale online praticamente. Perfetto, della presenza. La lezione frontale online o peggio ancora il ricorso al registro elettronico per l'assegnazione di compiti completamente lasciati all'autoapprendimento dello studente, che poi una volta restituiti l'insegnante avrebbe corretto dandone feedback allo studente, con la conseguenza di confondere il feedback sul compito con l'interazione. Sono due cose notevolmente differenti. E i nodi problematici, seconda parte della domanda, in tutto questo, secondo me, sono stati sostanzialmente due di conseguenza. Il primo legato al divario digitale. Ci siamo riscoperti molto più indietro di quanto non si pensasse nel nostro paese. E divario digitale non vuol dire soltanto mancanza di strumenti e di connessione, certo anche, ma divario digitale vuol dire, con la mancanza di strumenti e connessione, la mancanza di alfabeti e, ancora più radicalmente, la mancanza di uno scenario, di un capitale culturale adeguato. Ecco, in buona sostanza, io il divario digitale lo leggo ad almeno questi tre livelli. Il livello tecnico-strumentale, o il dispositivo, o la connessione, o non li ho, ma il livello strumentale, anche una volta fosse soddisfatto, non risolve il problema del divario, che poi alla fine è un problema alfabetico, quindi è un problema di linguaggi e, ancor più radicalmente, è un problema di cultura. Ecco, quello di cui ci siamo accorti è che capitale culturale, capitale sociale, capitale economico alla fine hanno finito per coincidere, e quindi ci siamo ritrovati nel 2020 in una situazione di scuola molto ma molto simile a quella descritta da Don Milani e dai suoi ragazzi nel 67 in lettera a una professoressa, perché alla fine la parola fa eguali, e ce ne siamo resi conto di quanto sia vero che la parola fa eguali, e il ritardo ancora oggi è un ritardo alfabetico e di cultura, oltre che di strumentazione. Ecco, forse non è più la stessa Italia, forse la pressione del tema della lotta di classe, che era ancora un tema centrale al tempo di Don Milani, non è più così centrale, ma alla fine, per dirla con Pasolini, abbiamo individuato i nuovi proletari nei migranti, nelle famiglie dei migranti. Quindi alla fine abbiamo riscoperto una scuola che non dà a tutti le stesse opportunità di riuscita, che era il vero snodo della polemica di Don Milani. Certo, ai suoi tempi c'era anche un problema di pari opportunità di accesso. Oggi abbiamo scoperto che forse queste pari opportunità di accesso non sono ancora del tutto garantite, ma di sicuro non sono garantite le pari opportunità di riuscita. Quindi, secondo me, il primo snodo forte ha riguardato il tema del divario. E l'altra grande questione ha riguardato invece la progettazione, o meglio la riprogettazione. Non ci si è resi conto che per la didattica a distanza occorreva una riprogettazione. E questa riprogettazione chiedeva di mettere nel mirino almeno tre questioni, secondo me, rilevanti. La prima questione è legata alla granularità dei contenuti. È impossibile
collocare in un ambiente per la formazione a distanza contenuti con le stesse forme, le stesse lunghezze, le stesse dimensioni che avremmo previsto per un consumo sulla forma libro. Occorrono delle granularità più contratte, assolutamente. La seconda questione da mettere nel mirino in tema di riprogettazione è quella dei tempi, i tempi della fruizione. Il problema dei tempi è un problema grosso anche riguardo alla didattica presenziale, ma diventa drammatico quando si passa a distanza. E la terza questione con cui la riprogettazione avrebbe dovuto avere a che fare ed è strettamente collegata con la granularità e con i tempi, la questione del carico cognitivo, dei carichi cognitivi. Lì uno degli errori più ricorrenti è stato quello di non pesare adeguatamente il carico che attraverso la distanza, magari in modalità asincrona, si finiva per appoggiare sulle spalle degli studenti. E lì la atavica mancanza di collegialità delle nostre scuole ha fatto il resto, perché poi ogni docente, soprattutto nella scuola secondaria, ha lavorato come se fosse un'isola, in splendido isolamento, assegnando compiti e attività senza tener conto minimamente dei carichi cognitivi. La somma dei carichi cognitivi che ciascuna di queste discipline standing alone aveva finito per assegnare ha prodotto delle giornate monster per i nostri studenti, che è vero che poi magari con le telecamere spente se la saranno giocata furbescamente, ma è altrettanto vero che per chi di loro avesse voluto fare sul serio si configuravano giornate da 12-14 ore. Classico prodotto della leggerezza, della superficialità con cui nella progettazione non si erano fatti i conti con i carichi cognitivi. Certo, credo che molti docenti si riconosceranno in questo quadro che lei ha delineato con molta chiarezza. E a questo punto dobbiamo pensare a cosa succederà fra non molto. C'è un nuovo anno scolastico alle porte, 2 mesi scarsi, e si tornerà in classe con tutte le difficoltà logistiche e organizzative di cui in questi giorni ampiamente si parla e nelle quali il ministro è coinvolta in prima persona, la ministra è coinvolta in prima persona. E la domanda che viene a questo punto è: con la progressiva uscita, speriamo, della scuola dall'emergenza sanitaria, la DAD è destinata a essere abbandonata? Oppure si tratta di una modalità di formazione che può andare oltre l'emergenza? Quale interazione è eventualmente possibile tra didattica in presenza e didattica a distanza? Sì, altra domanda molto, molto complessa. Ecco, io direi che la sfida da settembre è di ripensare il significato dell'acronimo, passando da una didattica a distanza ad una didattica aumentata digitalmente. E qui credo che il tema, o meglio la domanda, se la tecnologia si debba ritenere ad emergenza finita qualcosa da ricollocare a margine dei nostri percorsi presenziali, oppure al contrario, sia da pensarsi come qualcosa che non potrà più mancare dentro questi percorsi. Ecco, credo che la risposta a questa domanda passi dal recupero della bellissima immagine di Luciano Floridi di media che sono on life. Credo che qui ci sia veramente un elemento di continuità. Allora, l'operatore della scuola che abbia capito quale sia lo spazio dei media nella società informazionale capisce anche che i media digitali non possono che avere a che fare con la sua didattica.
se un insegnante pensasse di poter rendere marginali le tecnologie rispetto al suo agire didattico, ecco, secondo me questo sarebbe sintomo di un insegnante che non si è interrogato culturalmente sull'oggi e che non ha capito nulla del ruolo che le tecnologie nell'oggi svolgono. La realtà di oggi da molti studiosi è definita come quella di una società postmediale. Nella società postmediale non è che i media non ci siano più, ci sono, ma sono scomparsi nella loro visibilità di strumenti. Nella società postmediale i media sono diventati parte integrante delle vite individuali e delle attività sociali degli individui. Nella società postmediale i media sono entrati nelle cose di largo consumo, le hanno ridefinite nei loro usi contestuali. L'Internet of the Things è questa cosa. Nella società postmediale la medialità è fatta di datificazione, è fatta di tracciamento, è fatta di analitici, è fatta di machine learning. È una società, la nostra, quella postmediale, di cui i media sono diventati parte della sostanza che, di cui questa società è costituita. E quindi, è come dire, siamo di fronte ad una polverizzazione, ad una fortissima porosità dei media, che entrano praticamente in tutti i processi individuali e sociali di questo sistema sociale. Se questo noi lo abbiamo capito, allora capiamo quanto sia sciocco chiedersi se si possa farne a meno nei processi didattici. Sarebbe stato come al tempo del passaggio dall'oralità alla scrittura a chiedersi se fosse possibile, Platone se l'era chiesto nel mito del Fedro e nell'epistola settima, chiedersi se fosse possibile evitare che la scrittura entrasse nei processi di istruzione. È un anacronismo che oltretutto si tradurrebbe immediatamente in una miopia nei confronti della contemporaneità. Una scuola che decretasse l'ostracismo nei confronti dei media digitali sarebbe una scuola che dichiarerebbe la sua inattualità, la sua incontemporaneità, e sfuggendo così alle sue funzioni anche civili, perché uno dei compiti principali della scuola è di fornire agli studenti chiavi di accesso alla loro cultura e quindi alla cultura della contemporaneità stretta dentro la quale questi studenti si muovono. Ecco perché, secondo me, il futuro dei media dovrebbe essere quello di qualcosa che consente di aumentare digitalmente la didattica almeno in due direzioni, quindi segnalo le due questioni che secondo me meriterebbero di essere stressate dal punto di vista didattico. La prima questione è legata alla condivisione. Una didattica aumentata digitalmente è una didattica che sa servirsi del digitale a supporto della condivisione, quindi della co-costruzione, dello scambio, della socialità del sapere, della possibilità di dare una nuova base comunitaria all'impresa del conoscere. E questo è possibile grazie alle tecnologie didattiche che vanno riconcettualizzate come tecnologie di gruppo. Le tecnologie digitali non sono solo qualcosa che ci consente di lavorare a distanza, ma sono anche qualcosa che ci consente di lavorare meglio in presenza. E questo lo sanno tutti quegli insegnanti che si sono già dotati di suite per il lavoro collaborativo con i loro studenti ben prima del lockdown. E la seconda questione è la questione della autorialità. I media digitali, tra le tante caratteristiche che hanno la caratteristica di essere dei dispositivi autoriali. Cioè sono dispositivi attraverso i quali con grande facilità si fanno cose. E questo dentro una scuola del fare, dentro una scuola che si concepisca come laboratorio, come officina culturale,
rappresenta un'opportunità straordinaria. E quindi io almeno in queste due direzioni, quella della condivisione e quella della autorialità, cioè della produzione culturale, prevederei, auspicherei un ruolo centrale del digitale dentro i processi didattici. Possiamo dire che autorialità fa rima con creatività, no? Da questo punto di vista. E lì c'è uno spazio di lavoro per la scuola, perché non è vero che i nostri studenti siano automaticamente creativi in quanto facilmente autori. Sappiamo tutti quanto siano dipendenti dagli stereotipi e dagli standard e dagli script che la cultura di massa suggerisce loro. E quindi la scuola di solito reagisce a questo tenendo i media digitali fuori dalla porta. Sbagliato. Portiamoli dentro. Facciamo un lavoro di decostruzione di questi processi di stereotipizzazione e creiamo le condizioni perché anche con i media digitali i nostri studenti possano lasciare spazio veramente alla loro creatività. Cioè, è un lavoro tutto da fare, tutto da pensare. Sì, anche entusiasmante come prospettiva. Anche entusiasmante, assolutamente. La vediamo in chiave positiva. E, mi piace molto, credo che piacerà molto ai docenti che l'ascolteranno, questa espressione di didattica aumentata digitalmente, che chiarisce bene quello che, non so, magari anche nei documenti ministeriali chiamata didattica digitale integrata, no? Mi sembra che la sua definizione sia più, come dire, fruibile e più chiara. A questo punto viene spontanea la terza domanda, che riguarda un po' il profilo che deve avere il nuovo docente che è immerso in questa società postmediale, in questo mondo caratterizzato dall'iperstoria, come ci ha spiegato nella precedente lezione, precedente intervista il professor Floridi. Ribadendo il fatto che per fare una buona scuola, oggi come ieri, ci vogliono buoni docenti, cioè ben formati, motivati, capaci di stabilire buone relazioni con gli studenti. Detto questo, però, come cambia il profilo dell'insegnante nell'era dell'on life? E come vanno ripensati l'apprendimento e la valutazione in un ambiente didattico digitale? E quante ore ho per rispondere? Mi rendo conto che la domanda ha ancora una decina di minuti, se vuole. Era una battuta. E lo so. Mi rendo conto che aver fatto domande dense, ma è tale la fortuna di avere la possibilità di intervistarla che viene spontaneo accumulare questioni. Certamente, certamente. Allora, io proverei subito, prima di passare a rispondere alla sua domanda, farei una premessa. E la premessa è questa, che l'efficacia dell'apprendimento è sicuramente il risultato di buoni docenti, ma anche di buoni studenti. Che cosa voglio dire? Voglio dire che noi si è portati naturalmente a guardare dalla parte del docente, perché uno dei presupposti tipici delle nostre pedagogie implicite è che ci sia una qualche correlazione tra la qualità del docente e la qualità del prodotto a livello di apprendimento, ed è in parte vero. Ecco, però occorre non dimenticarsi che lo studente deve fare la sua parte. Chi si occupa di didattica in modalità evidence-based dice che la percentuale di efficacia dell'apprendimento arriva a riconoscere fino ad un 50% al lavoro dello studente, in modo particolare la sua capacità di ascolto attivo e la sua capacità di note-taking. Quindi la presa di appunto, dice la ricerca, è una competenza fondamentale in relazione poi allo sviluppo di apprendimenti efficaci, come la capacità di ascolto attivo. Perché richiamo questo in premessa prima di rispondere alla sua domanda? Perché credo che in scuola occorra non dimenticarsi del lavoro che potremmo fare per insegnare agli studenti un certo modo di lavorare, senza
intervenire per forza necessariamente tutte le volte solo sul docente. Interveniamo pure sul docente, ma non dimentichiamoci che bisogna migliorare gli strumenti e i metodi con cui lo studente lavora, che sono strumenti e metodi carenti ancora all'università. Quando io incontro le mie matricole, ma non soltanto le mie matricole, anche studenti al secondo, al terzo anno, noto ancora delle carenze proprio nel loro lavoro cognitivo, nella loro capacità di costruire con metodo il loro lavoro cognitivo. Ed è questa difficoltà legata non solo al note taking e alla capacità di ascolto attivo, ma anche alla capacità di collaborare, di produrre conoscenza in gruppo, è anche legata, ad esempio, alla self-organization. Non c'è una grande capacità di pianificazione dei compiti. Inserirmi, una cosa che io ho constatato anche nella mia esperienza, è l'assenza di momenti nei quali nel ciclo della scuola, quindi nei vari momenti dello sviluppo scolastico di uno studente, non c'è un momento nel quale, per esempio, vengono insegnate le information skills. Assolutamente. O lo studente apprende questa metodologia con le sue forze, o se no manca un metodo da questo punto di vista. Non so se lei è d'accordo. Sono assolutamente d'accordo. E questo per dire che bisogna lavorare anche sul lato studente. Lato docente mi limito a tre indicazioni di lavoro possibili per un profilo di insegnante efficace. Prima indicazione di lavoro, l'importanza della progettazione esplicita. Diana Laurie Hard scrive qualche anno fa un libro che ho tradotto in italiano per Franco Angeli, che si intitola Teaching as a Design Science, insegnamento come scienza di design. Ecco, noi probabilmente per tradizione non abbiamo questa attitudine a progettare esplicitamente in Italia. L'insegnante italiano tende ad affidarsi un po' come l'attore della commedia dell'arte a dei canovacci che la sua esperienza gli ha fatto sviluppare e che gli consentono di avere la percezione più o meno di a che punto si debba essere in quel momento dell'anno e quanto tempo si debba dedicare a quell'argomento. Si viaggia sostanzialmente in questo modo. Ecco, la didattica a distanza, l'uso di tecnologie, chiede invece una progettazione rigorosa. Ecco, io credo che questa attitudine alla progettazione esplicita l'insegnante italiano se la debba portare dietro anche finita la pandemia. E qui probabilmente c'è un bisogno formativo anche, scusi se... C'è assolutamente un bisogno assolutamente formativo. Richiamato. C'è un bisogno formativo e è un bisogno formativo legato non soltanto alla progettazione esplicita ma alla didattica in quanto sapere professionale. L'altra cosa che non appartiene alla nostra tradizione didattica, probabilmente per colpa di Gentile, è che noi non siamo mai stati abituati, nemmeno all'università, a considerare la didattica come un sapere professionale. E invece, secondo me, questo deve sicuramente far parte del profilo dell'insegnante da qui in avanti. Secondo aspetto, secondo elemento, è l'importanza di mettere l'apprendimento al centro. Mettere l'apprendimento al centro significa interrogarsi sulla funzione dell'attualità. Ecco, io credo che una didattica ben costruita, ingaggiante, motivante, non possa che essere una didattica che parte dall'attualità. Quello che Freinet chiamava il tema vivente. La scuola e la vita stanno da due parti diverse. E se la scuola non riesce ad agganciarsi alla vita, diventerà sempre più difficile far dialogare mondi che sembrano invece due zolle di continenti alla deriva in direzioni opposte, la zolla della scuola e la zolla della vita degli studenti. Se invece il punto di innesco di ogni mia attività didattica fosse l'attualità, fosse
il tema vivente, ecco, questo mi consentirebbe una chiave di accesso straordinaria alla motivazione dei miei studenti. E il punto d'arrivo è evidentemente la cultura, quella con la C maiuscola, la cultura alta. Di solito invece noi rovesciamo i termini del percorso, partiamo dalla cultura alta, completamente decontestualizzata, disancorata, e magari non arriviamo nemmeno mai alla contemporaneità. Bisogna avere la capacità di partire dalla contemporaneità per tornare alla cultura alta. E la terza indicazione riguarda la valutazione. Ecco, io credo che vada fatto uno sforzo per recuperare il valore della valutazione formativa nella scuola italiana, non soltanto nel primo ciclo di istruzione, dove peraltro essa dovrebbe essere un obbligo, ma anche nel secondo ciclo di istruzione. E fare valutazione formativa non significa rinunciare alla serietà. E nei discorsi, nella discorsivizzazione leggera da social sulla scuola italiana, ma anche ribadita dalla stampa quotidiana e periodica, sembra che valutazione formativa significhi abdicare alla serietà della scuola. È sbagliato. Fare valutazione formativa significa avere la capacità di rendere la valutazione un momento di apprendimento, cosa che invece nella nostra tradizione di scuola non è mai stata. E la valutazione è probabilmente il momento in cui l'apprendimento è più efficace. Non è un caso che la Montessori abbia dedicato all'errore, al ruolo dell'errore, buona parte della sua riflessione. Io credo che in larghissima parte non si abbia questa cultura in Italia, e questo poi produce problemi, perché se la mia valutazione è soltanto sommativa, se la mia valutazione si basa esclusivamente su una prova di contenuto, allora è chiaro che le mie preoccupazioni diventino soprattutto quelle della regolarità, che nessuno copi e che nessuno suggerisca. Ecco, la cosa che mi ha incuriosito e infastidito di più durante il lockdown è che di fronte alla possibilità della didattica a distanza nessuno si chiedesse se attraverso la valutazione fosse possibile capire se i ragazzi stessero capendo, stessero imparando. Tutti si chiedevano se facendo valutazione a distanza fosse possibile evitare le copiature e rendere rigoroso il processo. Degli apprendimenti nessuno che si preoccupasse, mentre invece la valutazione sistemicamente dentro l'esperienza didattica dell'insegnante proprio a quello dovrebbe servire, consentirmi di accorgermi in tempo reale se i miei studenti stiano apprendendo oppure no. In tempo reale, perché non appena me ne accorgo, devo subito mettere in pista dei dispositivi per riuscire a far recuperare loro immediatamente il debito prima che diventi un ostacolo alla loro possibilità di riuscita. Torniamo a Don Milani. Il problema è, e chiudo, che come diceva Don Milani, a mio parere oggi la scuola italiana è ancora in larghissima parte un ospedale che cura i sani. Questo è il vero problema. Sono assolutamente d'accordo con lei e la ringrazio anche di averci dato Don Milani, che è uno dei cardini della mia formazione di gioventù e che, a cui ogni tanto è bene ritornare. La ringrazio moltissimo per queste risposte, se le domande erano complesse e troppo ricche, però lei ha trovato la strada per renderle, per, nelle sue risposte, per rendere incisivi i contenuti. Credo che le sue risposte saranno riprese nel corso della summer, che si svolgerà poi dalla fine di agosto per tutto il mese di settembre, e saranno un punto di riferimento per la riflessione su una nuova didattica a cui credo che tutti ci dovremo orientare, perché è troppo evidente che da questo punto di vista ci deve essere un cambio di paradigma nella nostra scuola. La ringrazio ancora sentitamente di aver accettato il nostro invito e ci auguriamo di avere poi ancora un'altra occasione per poterla ascoltare. Grazie a lei, grazie a voi.